una delle vittorie più rinfrescanti degli ultimi anni, come una boccia d'acqua fresca dopo una corsa sotto il sole. L'Alma sceglie la capolista Ravenna per esibire la sua faccia più bella, dimostrando come in questo campionato valga di più dell'attuale classifica. Una volata al Cardiopalma, conquistata con una difesa arcigna, guidata da un immenso Capitan Coronica, sancita dall'alley-oop meno volontario di sempre, quello del definitivo 74-72, realizzato da un Green per la prima volta in partita anche nel finale, e di un Parks tornato ad essere semplicemente se stesso. C'è pure lo zampino del Patch con quel 3-3 dall'arco in una squadra che aveva enorme bisogno di ritrovare fiducia, e pensare che peggio non sarebbe potuta iniziare. Impronosticabile il 5-18 per Ravenna dopo 7 minuti, con facce spaurite e sguardi nel vuoto. Un incubo. L'ora sì parte forte con l'accoppiata Marx-Smith e la partecipazione dell'ottimo Sgorbati. Parks e il buon Prandin hanno il merito di tenere in vita la partita sul 13-23, poi nel secondo quarto si volta faccia. La tripla più bimane di Green e l'inchiodata successiva di Parks sono un gero vital, e si reagisce pure in difesa costruendo un parziale di 23-9 che scalda il pubblico, finalmente corrisposto nella propria fedeltà. Pecile è l'uomo che inizia meglio la ripresa, e con Simioni sotto le plance i due americani sembrano trovare l'equilibrio migliore. Trieste tocca il +8, ma poi ricasca nelle cattive abitudini, indecisioni e palle perse, mentre Chiumenti è una sentenza vicino a canestro. Altro ribaltamento di inerzia e si inizia l'ultima frazione sul 52-58 per gli avversari. Parks e Green riportano la gara punto a punto con la loro energia, ma nei 5 minuti finali Marx si rialza dalla panchina dopo quasi 15 minuti di stop. Il sogno del mercato estivo biancorosso, che si allena 2 giorni a settimana per un infortunio cronico al piede, diventa in un lampo il protagonista assoluto, e su una gamba sola inventa basket fino al 72 pari. L'Alma è gagliarda e Coronica è una piovra in difesa, ma proprio nell'azione in cui Trieste rischia di consegnare la palla e probabilmente la partita a Ravenna a poche decine di secondi dal termine, gli dei del basket ascoltano il butta la palla e prega di Prandin. Bimane, vantaggio e 8 secondi per portarla a casa. Marx prova a superarsi, ma Jordan Parks in difesa è attento e fortunato. Finalmente si festeggia.